Al Neco Caffè, il caffè dei gatti, una serie di incontri letterari. Questa sera la presentazione di un libro che non poteva essere che così, con al centro una storia di gatti, ma gli incontri proseguiranno ancora. Sì, in linea di massima abbiamo dedicato quasi ogni giovedì a delle presentazioni di questo tipo, comunque nel campo dell'arte, quindi che può andare dalla presentazione di un libro a un'opera musicale, a un racconto, a una pièce teatrale. Abbiamo pensato di dedicare il giovedì alla cultura, perché comunque questo è un locale dove si respira anche una certa aria, che è un'aria rivolta verso la cultura, verso dei messaggi che comunque cerchiamo che non siano mai banali. È una settimana importante, tra l'altro, per voi, perché c'è il primo compleanno del Neco. Eh sì, noi abbiamo aperto il 5 aprile di un anno fa, quindi festeggiamo il primo anno, tirando le somme così del nostro primo anno, direi che la cosa più importante è che i gatti si sono ambientati tutti, anche quelli che sono arrivati molto sospettosi e timorosi, quindi già per noi questo è un successo. E per quanto riguarda invece l'affluenza delle persone, è sempre in aumento, è tutta gente che comunque apprezza il nostro lavoro, perdona magari qualche piccola mancanza che ogni tanto capita dal punto di vista gestionale, anche se sono sempre meno le nostre mancanze, e soprattutto è gente che viene qui per il piacere di trovare noi, ma soprattutto i gatti, ed è gente che abbiamo anche avvicinato ad apprezzare e ad amare gli animali in modo attivo e non magari semplicemente guardando un programma in TV oppure leggendo sui giornali. Ecco. I mici che ospitate adesso quanti sono? I mici sono 7. Pensiamo di prendere un ottavo da qui a breve. Ci sono vari candidati, noi vorremmo prenderli tutti, però possiamo prenderne uno o due al massimo. Il rapporto che si instaura con chi viene al Neco, con la clientela, è davvero particolare, perché i gatti ovviamente sono totalmente indipendenti, interagiscono se ne hanno voglia e hanno un mare di spazi tutti loro a disposizione. Sono, è vero, al centro dell'attenzione, ma fanno davvero ciò che vogliono. Ah sì, i veri padroni di casa sono i gatti, quindi se loro dormono le persone sanno che non devono disturbarli. Se li vedono e i gatti vogliono interagire, ben venga. Se per caso i gatti vogliono essere tranquilli e quindi ritirarsi magari sul balcone adesso che fa un pochino più di caldo, la gente non si lamenta. E per questo che dicevo che appunto la gente ha imparato ad apprezzare gli animali in modo più attivo, nel senso chi è già proprietario di un animale conosce certi andamenti, insomma, certe abitudini dei gatti, ma qui viene anche gente che non ha mai posseduto un gatto pur desiderandolo e quindi adesso sta capendo proprio i meccanismi di vita dei gatti, grazie a loro. Voi avete un occhio di riguardo non solo ovviamente per i felini ma anche per altri animali, perché proponete anche, tra l'altro, nel vostro menù piatti vegetariani e vegani. Esatto, abbiamo cercato di, grazie allo chef Antonio e al cuoco Walid, abbiamo cercato di presentare un'offerta che potesse essere gradita sia a chi cerca una cucina più di stile mediterraneo, ma anche a chi magari la carne non la mangia o anche per i vegani. Abbiamo anche delle cose senza glutine e cerchiamo di dare un'offerta abbastanza ampia dal punto di vista alimentare.